Buongiorno a tutti, io sono la dottoressa Mora e faccio parte dello staff tecnico dell'azienda Cernit. Quello di cui voglio parlare oggi non vuole essere esaustivo, deve essere un input, deve far venire la voglia di approfondire quelli che sono i materiali che sono presenti sul mercato, perché stiamo parlando di costruzioni in legno che vengono comunemente denominate strutture leggere. Il termine strutture leggere esprime un vantaggio, la leggerezza della struttura, però esprime anche un limite, perché la leggerezza può essere un grosso limite quando si parla, soprattutto in questi ultimi anni, di isolamento in regime estivo, perché è diventato molto facile isolare un edificio, e qui può essere anche un discorso ampio che comprende anche l'edilizia tradizionale. È diventato molto semplice con gli isolanti che ci sono sul mercato isolare d'inverno. Basta aumentare lo spessore, avere un isolante con lucidità molto bassa e si ottengono prestazioni esagerate, si arriva quasi agli edifici di energia quasi zero, le case passive. Più difficile è contenere i consumi di regime estivo. Consumi di regime estivo per gli edifici che non sono massivi possono essere molto, molto alti. Devo fare un'ulteriore premessa prima di partire con le soluzioni tecniche, perché stiamo parlando di soluzioni di strutture in legno e di progettazione delle strutture in legno. E quello che vi presentiamo noi come azienda presente sul mercato da tutti questi anni sono degli isolanti a base legno. Cosa significa? Che tanto siamo rimasti l'unico stabilimento in Italia a produrre questo tipo di pannelli, quindi legno mineralizzato. È un pannello a base legno perché la percentuale di legno è molto elevata. È un pannello rigido che ha uno spessore che varia dai 15 ai 75 mm, e parliamo di pannello monostrato, non degli accoppiati, perché gli spessori aumentano. Quello che voglio farvi notare sono questi due valori: la densità da 550 a 350 kg/m3 e il calore specifico. Sono dei valori che normalmente i termotecnici non valutano, perché si guarda generalmente la conducibilità, che qui vedete essere uno 0,065, quindi siamo degli isolanti. Ma sul mercato ci sono degli isolanti molto più prestazionali, però come vedete qui, un isolante pesante ha una conducibilità alta, ma ha una densità e un calore specifico elevati. Altri isolanti che sono presenti sul mercato con conducibilità prestazionali sono isolanti molto leggeri, possono essere isolanti sintetici o fibrosi, che arrivano anche a densità di 20-30 kg/m3 e sono densità che sono trasparenti al calore, perché mostrano la leggerezza dell'isolante. Di un materiale che è idoneo a isolare d'inverno, ma è trasparente al calore. E qui si vede un'altra cosa interessante, che è inverso il valore decrescente, perché più il pannello è sottile, più è compatto, più è pesante e più è denso. Per cui paradossalmente, tre strati da 25 mm hanno più densità e danno più massa a una struttura rispetto a uno da 75 mm. Fatta questa premessa, passiamo ad analizzare quello che noi consigliamo abitualmente nelle nostre consulenze, quindi di considerare l'involucro come un qualcosa che va progettato in maniera accurata, perché l'involucro rimane, magari l'impianto nel corso degli anni lo posso fare le manutenzioni, lo posso sostituire con qualcosa di più tecnologico, però l'involucro è quello che rimane, è la corazza che va a proteggere il mio edificio. Perché vi parlo prima di inerzia termica che di isolamento termico? Perché appunto stiamo parlando di pareti leggere. Cos'è l'inerzia termica? È quella prestazione dell'involucro che fa sì che le variazioni che avvengono all'esterno non vengano riportate all'interno del mio edificio. Qui sotto si vedono due grafici, dopo ve ne mostrerò un dettaglio, però la curva rossa rappresenta l'andamento della temperatura dell'aria, la curva azzurra, blu, rappresenta l'andamento della temperatura superficiale esterna. Ipotizziamo questa parete, è una parete a telaio. Vedete come c'è un andamento nell'arco della giornata, delle 24 ore, che è variabile perché parliamo d'estate, quindi di un regime dinamico. E questo andamento, quindi questo picco sulla superficie esterna, che è qui, avviene qui sull'intonaco, si ripresenta all'interno. In questo caso abbiamo una doppia lastra di cartongesso, in maniera quasi identica, quindi questo andamento ce l'ho comunque, ma spostato di qualche ora, perché sull'asse orizzontale si vedono le ore, quindi un picco a mezzogiorno e alle 4 di pomeriggio ho il picco sulla superficie interna. Ovviamente non è la temperatura percepita, è la temperatura superficiale che ne esce da quella che è la simulazione con il software, però
proprio due valori, sfasamento 3,8 ore, attenuazione 0,82. L'82% del calore passa dopo 3 ore e 8. Significa che se io sono in questo edificio qui, non isolato come vedete così, perché questa non è la simulazione del render che vedete prima, è quella di destra. Perché se io vado a progettare correttamente l'isolamento, posso arrivare a una variazione di quella che è la sollecitazione all'interno meno traslata, diciamo. Quindi io ho comunque la stessa identica curva blu perché la temperatura superficiale sull'intorno è la stessa, però all'interno, sull'asse di cartongesso, il picco si sposta alle mezzanotte, all'una di notte, quindi dopo 12 ore. Dopo 12 ore, attenuato vuol dire che solo il 26% entra dopo 12 ore. Significa che uno è sbagliato, l'altro è corretto? No, significa che da una parte, quella di sinistra, accenderò il climatizzatore alle 4 del pomeriggio, in quella di destra può essere che l'impianto neanche lo accendo. Per cui, perché è corretto valutare questo concetto di inerzia termica quando si parla di strutture leggere? Perché bisogna limitare quelle che sono le sollecitazioni esterne, quindi le oscillazioni di temperatura, per garantire il benessere dell'utente che magari sta 10-12 ore al giorno con il climatizzatore acceso, forse un comfort effettivo non ce l'ha, e soprattutto limitare i costi di questo tipo di impianti. Questo è quello che vi ho appena mostrato e si vedeva un po' meno, però nei grafici che escono dalla simulazione con i software, sull'asse orizzontale ci sono le ore, lo sfasamento è lo spostamento nell'asse orizzontale del picco, l'attenuazione è quanto la curva verde si abbassa rispetto alla curva rossa. Cosa ci dice la legge? La legge non ci parla né di sfasamento né di attenuazione, ci parla di trasmittanza termica periodica. La normativa in vigore dice che per le località con valore medio mensile di radianza superiore a 290 watt metro quadro, che praticamente sarebbe l'ideale comunque valutarlo comunque in tutta Italia, perché ormai le problematiche sul riscaldamento globale si hanno in tutte le località, anche quelle non tabellate. Bisogna rispettare la trasmittanza termica periodica, che non è altro che la trasmittanza termica della parete che calcolo d'inverno, quando la mia parete isolata, per questa attenuazione, quindi per questo fattore di attenuazione, inferiore allo 0,10 per le pareti, inferiore allo 0,18 per le coperture. Vi faccio già notare che può sembrare strano che la copertura che nel mese estivo è la superficie più raggiata dal calore abbia un limite così lasco, così permissivo, però è quello che dice la legge, è quello che consigliamo noi, lo vedrete nelle soluzioni che comunque ci sono nella manualistica e che presentiamo in queste slide, bisogna andare al di sotto dello 0,10 per garantire almeno una situazione media o buona, una qualità media o buona del mio involucro, perché le linee guida, le ex linee guida del DM del 2009 dicono che per essere classificato in classe ottima, l'involucro deve avere uno sfasamento superiore a 12 ore e un'attenuazione inferiore allo 0,15, quindi meno del 15% del calore deve entrare dopo 12 ore. Significa progettare correttamente, valutando quando si scelgono i materiali isolanti, non solo la conducibilità, quindi datemi 8 centimetri di materiale lambda 0,038, ma bisogna valutare altri aspetti. Questa è una tabella nel quale si mostrano i tre parametri principali, quindi non solo la conducibilità, ma anche il calore specifico e la densità dei principali materiali isolanti che ci sono nel mercato, e qui in fondo c'è un valore che si chiama diffusività termica. La diffusività termica è direttamente proporzionale alla conducibilità e inversamente al calore specifico e alla densità. Per cui i materiali pesanti con un elevato calore specifico e densità hanno una diffusività bassa, mentre i materiali leggeri ce l'hanno alta. Diffusività bassa vuol dire capacità di attenuare e sfasare il calore, quindi il passaggio del calore all'interno dell'involucro. Cosa vediamo? Vediamo che al di sopra di questa tabella, che non è una classifica perché è una tabella oggettiva di quelli che sono i dati dei materiali presenti sul mercato, vediamo gli isolanti a base legno che hanno densità elevate, la fibra di legno non supera i 270 km3 e ha spessori contenuti sopra quegli spessori. La lana di legno, ecco la differenza tra fibra di legno e lana di legno la potete vedere fuori nei modellini che abbiamo portato, però sono due materiali diversi perché la lana di legno ha una base legno che però è mineralizzata. Cosa significa? Che è resa inerte ed è insensibile all'umidità, insensibile al fuoco, insensibile a tutte quelle che sono le sollecitazioni nel tempo perché praticamente rende il materiale
dalla durata limitata, ecco, chiamiamola così. La fibra di legno è un materiale anch'esso naturale, però la fibra di legno pressata, quindi una fibra di legno che rimane un materiale a base legno, che non ha nessun tipo di legante e, che ha dense, e per questo, per il suo processo produttivo, non può superare un certo tipo di densità. Entrambi hanno dei valori elevati di calore specifico. Vediamo come nella tabella scendendo ci sono altri isolanti a base minerale, quindi le fibre minerali, lana di roccia e lana di vetro, che hanno delle densità che arrivano fino a 190-200 km3, questo è un valore medio. Il calore specifico comincia a scendere e anche la conducibilità. Io più scendo con la densità, più scendo con la conducibilità, quindi più il materiale isola. Alla fine dell'elenco vediamo gli isolanti sintetici che hanno ottime prestazioni termiche, però sono anch'essi caratterizzati dalla leggerezza. Questi sono gli accoppiamenti che abbiamo creato per appunto arrivare e spingere al massimo queste prestazioni, quindi isolanti a base legno, fibra di legno e lana di legno già preaccoppiati, a sinistra un preaccoppiamento con 5 cm di lana di legno, a destra 2,5 cm, a parità di fibra di legno a 110 km3. Si nota una cosa, se guardate questi dati qui sotto, non tanto per conducibilità e calore specifico, ma un aspetto interessante. La fibra di legno è un materiale in euroclasse E, brucia a 100 gradi, scintilla ed è flessibile, mozzicone di sigaretta che non ci dovrebbe essere. Qualsiasi contatto con la fiamma fa bruciare sia la fibra che la polvere che è un cantiere. Euroclasse E. Siamo riusciti ad ottenere l'euroclasse BS1 di 0 accoppiandola con la lana di legno, perché il Celenit è una classe BS1 di 0, non propaga fiamme, non sviluppa fumi, non sviluppa gas tossici, non crea gocciolamento, per cui resiste molto bene all'attacco della fiamma, a tal punto da far sì che una fibra di legno, anche con lo spessore massimo, sia in classe BS1 di 0, cosa che ahimè non succede nel pannello da cappotto, perché lo strato di Celenit da 2,5 cm non è sufficiente per far sì che tutto lo strato di fibra, che è per la maggior parte della dimensione, sia in euroclasse BS1 di 0, per cui si va a prendere dalle prove che sono state effettuate l'euroclasse E. Il comfort termico, vado molto veloce perché tutti dovete conoscere la nuova normativa che è entrata in vigore ad ottobre, 1 ottobre 2015, del nuovo DM del 26/6/2015. Quali sono le novità apportate? Metodo dell'edificio di riferimento per gli edifici nuovi, quindi non ho tabelle di trasmittanza, ma devo valutarlo col metodo dell'edificio di riferimento. Nel caso delle riqualificazioni o dei limiti di trasmittanza, che vediamo essere più restrittivi rispetto ai limiti che avevamo in precedenza, e sono molto simili a quelli che venivano richiesti per le detrazioni fiscali. A livello dinamico, abbiamo detto prima 0,18 per le coperture e 0,10 per le pareti in regime estivo. Aspetto interessante è quello relativo all'umidità, condensa interstiziale assente. Se in precedenza dovevamo solo evitare la condensa superficiale assoluta e la condensa interstiziale era ammissibile entro una certa quantità di evaporabile, adesso la condensa interstiziale deve essere assente. Ed è un vantaggio perché molto spesso venivano fatte stratigrafie con materiali come la fibra di legno in intercapedine, che magari aveva delle quantità minime di condensa ed evaporabile, però la fibra di legno è un materiale che non ammette neanche un grammo di condensa, perché comunque è un materiale che si deteriora con l'umidità e con la presenza d'acqua. L'altro aspetto è che l'assenza di rischio, va valutata anche l'assenza di rischio di muffa, quindi condizioni ancora più restrittive, bisogna lavorare con valori di umidità ancora più restrittivi, il tutto a punti termici corretti, che nel caso di edifici in legno sono veramente, veramente minimi. L'isolamento acustico è un aspetto da considerare quando si valutano gli isolanti, perché c'è una differenza tra gli isolanti con struttura alveolare, chiamiamola fibrosa, a celle aperte, perché sono materiali che hanno la capacità di intrapolare quello che è l'energia e la vibrazione delle onde sonore, rispetto a materiali solo termici che, essendo a celle chiuse, sono trasparenti al suono. Questo è il motivo per cui spesso nelle coperture isolate solo con materiali a celle chiuse, quindi magari isolanti sintetici, spesso ci sono i rumori impattivi come la pioggia, magari una copertura in lamiera, vengono amplificati ancora di più perché il materiale si presta ad amplificare i rumori più che a isolarli. L'altro aspetto da sottolineare, e che spesso ci capita di dare questo tipo di risposte nelle nostre consulenze, è che
Comportamento termico e comportamento acustico sono due cose che si valutano in maniera diversa. Se la trasmittanza termica è l'inverso di una somma di resistenze, ed è una formula matematica molto chiara da fare anche con un banale foglio Excel, nel caso del potere fonoisolante, che è comunque una R, quindi una resistenza al suono, il mio materiale può avere un ottimo comportamento, ma deve essere inserito all'interno di una stratigrafia. Per valutare questa cosa esistono dei calcoli previsionali, ma nulla può arrivare a quello che è il livello delle certificazioni acustiche. Per cui, quando io devo avere la necessità comunque di avere dei dati certi sulle stratigrafie, devo prendere in mano e lavorare con aziende che hanno a disposizione certificazioni effettuate presso laboratori notificati e quindi con dati certi e non solo calcolati. L'ultimo aspetto è la trasferabilità, perché in questo caso, quando parliamo, e l'ha premesso prima l'ingegnere nella sua presentazione, parliamo di strutture a base legno, per cui sarebbe sempre l'ideale non andare a imbustare né la struttura né quello che è il sistema di isolamento. Per cui consigliamo, e nei nostri vecchi Debian, tra l'altro, non c'erano mai teli sopra alle berline, perché c'è il limite traspirante, perché ha un mu di pari a 5, la fibra di legno ha un mu pari a 3. Al posto della fibra di legno potrebbe utilizzare anche lana di roccia, lo stesso tipo di trasferibilità. La chiusura della copertura è con un telo traspirante, il vapore passa naturalmente dall'interno all'esterno. Ovvio che, come abbiamo qui sottolineato, serve un controllo non tanto del vapore, ma della tenuta all'aria, perché un freno da vapore dal lato interno va sempre posizionato, anche a protezione del perlinato in fase di posa in opera. Però la mia stratigrafia, comunque i miei isolanti a base legno che hanno una loro umidità, quindi vanno posati asciutti, perché c'è il limite, è stoccato fuori anche in magazzino da noi, per cui in queste giornate così umide, una giornata di pioggia, il pannello si può bagnare, si può asciugare, si può bagnare, può rimanere lì un anno e non subisce alterazioni. Parlo di cellulite, fatto che quando io lo vado a posare in copertura lo devo posare asciutto. A maggior ragione se, che cosa? Non sarebbe molto consigliato alle strutture in legno andasse a chiudere tutto con una guaina bitumnosa che posso sfiammarla sul cellulite, però a quel punto lì vado a chiudere completamente il passaggio del vapore, devo lavorare con una barriera a vapore al lato interno e quindi vado a chiudere il mio pacchetto isolante. Se l'isolante è posato asciutto non ho problemi, se lo vado a posare bagnato, con il prima o dopo quell'acqua deve uscire. Questo ve l'ho già anticipato, quindi vado molto veloce, il discorso della protezione al fuoco, della cassa di reazione al fuoco. Aspetto interessante la resistenza meccanica della lana di legno, sia nell'applicazione a cappotto esterno, sia nell'applicazione in copertura, perché molto spesso ci sono coperture solo in fibra di legno, ma come vedete qui la fibra di legno ha uno schiacciamento dovuto alla resistenza a compressione che è di 50 kPa, per cui serve comunque sopra la fibra di legno di densità media, quindi un 150-130 km³, il posizionamento di uno strato per dare i parti di carichi. Quello che consigliamo noi è un cellulite magari N da 2 cm, perché rispetto a una fibra di legno da 2 cm, da 270 kg, genera uno sfasamento maggiore, perché una densità di 450 km³ rispetto ai 270. Passo a quella che è la valutazione appunto di quelli che sono i valori di queste stratigrafie. Abbiamo già parlato della copiata fibra di legno e lana di legno, qui a 15 cm, vediamo come con 0,25 di trasmittanza e 10 ore di sfasamento, qui sono 10 ore e 22, abbiamo un appiattimento della curva, che non è ancora piatta, quindi non è sensibile alla sollecitazione, ma fa sì che ci sia comunque un'attenuazione dello 0,37 in una stratigrafia certificata dal punto di vista del potere fonoisolante, quindi dopo va verificato l'isolamento acustico di facciata, superiore ai 41 decibel. Perché vi dico superiore ai 41 decibel? Perché quella che è stata testata è la copertura non tanto con il 10 più 5, ma addirittura con l'8 più 5, quindi anche con spessore inferiore di isolamento, che fino all'anno scorso magari con una trasmittenza di 0,30 andavano bene, adesso ovviamente bisogna aumentare il spessore. Questo è un rapido confronto, torno indietro alla slide che l'ho posizionata male. Su quello che dicevo all'inizio, sulla trasmittenza termica periodica di 0,10 consigliata, queste sono due stratigrafie di copertura. Se notate la differenza tra la slide precedente in cui ho 10 ore e 22 e 0,09 di trasmittenza periodica con 15 cm di
isolanti da di legno e fibra di legno. Qui ho uno sfasamento leggermente maggiore, ma perché nel certificato acustico è stata usata la berlina da 2, questa verifica è stata fatta con la berlina da 2,5, per cui questa è la differenza. Comunque, due stratigrafie a parità di ventilazione, che non dà nessun appoggio in regime estivo, manto di copertura, berlinato. Ho a sinistra fibra di legno e lana di legno 15 cm totale, a destra un isolante sintetico 12 cm, me ne bastano meno per arrivare a 0,25. Quindi ho lo stesso consumo di metano, di gas, di qualsiasi sistema di riscaldamento in inverno. Vedo però che tanto le curve si vede chiaramente come qui ho una leggera traslazione, qui ho un po' l'appiattimento e lo spostamento del picco. Però passiamo da 10 ore 48 a 5 ore 3. Ha un 75% del calore che passa nel caso del tetto leggero, chiamiamolo così, con isolante sintetico, e al 34% del calore, e vediamo che in entrambi i casi rispettiamo però la norma, per cui queste due coperture vanno bene 0,18 di trasmittanza termica periodica. Differenza, sempre la solita, alle 5 pomeriggio accendi il climatizzatore d'estate, perché ho una temperatura superficiale di 60 gradi delle berline. Qui ce l'ho di 40, che non è, ripeto, sempre ben percepita dall'utente, però si vede chiaramente quello che è il reale comfort, che è quello che viene proposto a parete. Nella manualistica che abbiamo consegnato ci sono queste altre soluzioni, nelle quali è considerato comunque l'abbinamento anche con lana di roccia, quindi si possono fare. Non c'è un isolante che da solo va bene d'estate e d'inverno, bisogna sempre cercare di scegliere l'abbinamento con altri materiali isolanti. Può essere lana di roccia perché la scelgo perché è ignifuga, può essere la fibra di legno perché è naturale, può essere il polistirolo perché è economico e leggero e mi bastano pochi spessori. L'importante è capire che da soli certi isolanti non possono lavorare bene d'inverno e d'estate. Queste sono, e vado a scorrere veloce, gli andamenti di quelli che sono i valori di potere fono isolante certificati, sono tutti certificati all'Università di Padova presso il laboratorio di fisica tecnica. Questo sono due coperture con la lana di roccia, dove vi faccio solo notare un piccolo aspetto, che la lana di roccia è da 6 cm in entrambi i casi, sopra ho 7,5 cm di Cellelite, sotto ne ho 5 più, scusate, qua c'è scritto 5 più 5, in realtà è un 5 più 2. Quindi in alto ho 7,5 totale di lana di legno, in basso 7 cm, quindi un mezzo centimetro in meno. Cosa cambia? Che ho 2 decibel in più nella stratigrafia sottostante, perché in acustica non conta lo spessore, ma conta la stratigrafia dei materiali. I materiali si comportano in maniera diversa a densità differenti. Quindi qui ho un sistema di molla e massa, invece poi la massa della perlina, qui ho un sistema di massa, molla e massa. Quindi in acustica vince la stratigrafia, la differenziazione degli strati. Arriviamo a parlare delle strutture in legno, dove tutti i concetti che vi ho esplicato, ecco, in questa prima introduzione e per le coperture sono validi anche nelle strutture in legno, con una piccola differenza, che nelle strutture a telaio, eccola qui a destra, ho la possibilità all'interno del telaio di inserire del materiale isolante, quindi a quel punto lì inserisco del materiale leggero perché è già contenuto dagli elementi rigidi che sono in OSB, quindi in questo caso è una fibra di legno a 40 kg/m3. Nel caso dell'Ixlam ho la struttura portante continua per cui lavoro a capo esterno e a capo interno. Quindi nel caso dell'Ixlam ho la struttura che mi fa da struttura, nel caso del telaio una struttura isolata. In entrambi i casi vado ad applicare un capo interno e un capo esterno che noi proponiamo con isolanti in lana di legno e che come dimostrato dalle tabelle, sono altamente prestazionali, perché vediamo come in 27 cm, qui abbiamo un Ixlam da 8,5. All'esterno un pannello già composto, quindi già accoppiato, 8 cm più 2,5, quindi 8 di fibra più 2,5 di Cellelite. Qual è il vantaggio di questo prodotto nelle case in legno? Che non serve che va dentro la fibra o la lana di roccia, che sono materiali molto leggeri, che prevedono dei cicli particolari. Vado a intonacare la lana di legno, una scorza da 2,5 cm, che è un prodotto che da 50 anni è sul mercato per andare a isolare i gessi calcestruzzo. Quindi ha un'aderenza alle malte, che praticamente lo rende il materiale ideale come supporto per l'intonaco. Quindi non devo prendere fibre trattate, non devo prendere nessun tipo di materiale specifico, perché vado a intonacare il Cellenit e dentro ci metto quello che voglio. Potrei lavorare anche con la fibra sfusa, però
a livello di facilità di posa in opera è più comodo avere già il pannello accoppiato. All'interno lana di legno da 4 cm per andare bene a tracciare gli impianti, e in questo caso doppia lastra di cartongesso perché tutte le certificazioni acustiche che abbiamo fatto all'Università di Padova utilizzano la doppia lastra di cartongesso. Vediamo i 27 cm, una trasmittanza di 0,25 e 14 ore 25 di sfasamento. Quindi la curva verde è praticamente dritta, vuol dire che fuori può succedere quello che vuoi e all'interno non hai nessun tipo di risposta. Con 54 decibel. Ci ricordiamo questi valori, quindi 0,25 di trasmittanza, 14 ore e 54 decibel, perché dopo vediamo che differenza c'è con la struttura a telaio. Questi sono i dati acustici, perché abbiamo fatto comunque delle valutazioni con all'interno, in luogo del cellulite più cartongesso, anche fibra di legno, quindi tramontanti, classica contro pareti di cartongesso. Lana di canapa e fibra di cellulosa, però si vede che l'andamento dell'isolamento è più o meno lo stesso. Qui si vede la prestazione delle pareti divisorie, in questo caso l'Ixlam è 7 da 8,5 con cellene intacoilati da 4 e doppia lastra, e si vede che non c'è alcun tipo di differenza tra la parete integra e la parete tracciata con 4 scatole per il piatto elettrico ampliati, sempre 56 decibel. Qui si vede in questo caso è una prefabbricazione, quindi questo è un lavoro di molti anni fa, comunque è sempre struttura Ixlan, con il cellulite già tracciato prima di essere posata la struttura. Ovviamente noi vendiamo il materiale isolante, quindi non facciamo direzione lavori, ma siamo disponibili in cantiere. Più delle volte i cantieri li troviamo, li individuiamo perché, anche, non dico a caso, ma perché ce ne sono segnalati dai progettisti, perché più delle volte talmente facile utilizzare il materiale che non veniamo neanche tirati in ballo. Questo è un edificio che è stato realizzato qui a Padova, struttura Ixlam. In questo caso è stato utilizzato il cellulite da 4 cm all'interno e cappotto con fibra di legno e cellulite all'esterno, solo che qui la scelta, che è una scelta che vediamo fare molto spesso, è quella di utilizzare non tanto la doppia lastra di cartongesso all'interno, ma il fibrocemento. Quindi in questo caso è stato utilizzato il Fermacell. La posa che abbiamo sempre visto fare sia qui in fase di posa in opera, qui è stato posato direttamente incollato e con delle prescrizioni particolari che, se avete bisogno, poi approfondiscono i colleghi che sono qui anche loro oggi. In altre situazioni, nella prefabbricazione, vengono messi dei pistelli di legno, il cellulite viene inserito tra gli pistelli e il fermace viene abitato al pistello di legno, quindi è una posa differente. Ha ovviamente delle prestazioni migliori del cartongesso a livello anche di resistenza. La particolarità, ecco, di questo edificio a Padova è stato quello che necessitava di un isolamento così elevato, perché dovevano arrivare a prestazioni molto elevate, per cui hanno inserito un ulteriore strato di fibra di legno dietro al cappotto. Questa è l'ultima stratigrafia che vi mostro sul telaio. Prima abbiamo detto che l'Ixam aveva 0,25 di trasmittanza, 14 ore e 54 decibel. Qui siamo a 0,22 di trasmittanza perché vado a mettere del materiale molto isolante nel telaio, quindi vado a migliorare. In questo caso è un esempio con la lana di canapa. Ovviamente lo sfasamento peggiora di 3 ore perché di là avevo l'Ixam che aveva una sua massa. E siamo a parità di cappotto interno. Nel caso del cappotto esterno, nel telaio non vado più a mettere la fibra di legno accoppiata al cellulite perché l'isolamento ce l'ho già nel telaio, quindi vado a mettere solo il cellulite. 58 decibel perché? Perché qui ho più strati a densità differenti, quindi una prestazione acustica maggiore che tra lana di canapa 58 decibel e lana di roccia, mi scende la lana di roccia di 1 decibel. Però siamo sempre lì come prestazioni molto elevate, in 26 cm di spessore. Per cui progettare correttamente l'involucro può portare a delle performance eccezionali. L'importante è poi che la posa in opera sia fatta a regola d'arte. Qui vediamo un'azienda che lavora con la prefabbricazione, quindi con lo cellulite graffato direttamente sull'USB e della struttura telaio. Il cellulite può essere fissato con le strutture in legno e questa soluzione è valida anche comunque per il telaio, con viti autoflettanti con rondelle in plastica.
Come tutte le soluzioni da cappotto, cioè anche nelle edilizie tradizionali, i fissaggi insistono sul singolo pannello. In questo caso abbiamo 8 fissaggi al metro quadro, quindi mostriamo 6, ma diventano 8 nelle nuove schede tecniche che abbiamo messo nella manualistica, con una penetrazione di almeno 4-5 cm. Con le graffe devo aumentare, ovviamente, perché ho un elemento metallico puntuale. Più delle volte il sistema graffe viene utilizzato nella prefabbricazione perché ci sono le macchine automatiche che lo fanno e si utilizza soprattutto nell'OSB, e comunque le graffe vanno sempre in corrispondenza del telaio. Non vi ho detto che i pannelli sono tutti piccoli, 1,20 m x 60 m, perché i pannelli da cappotto, cioè per essere intonacati, devono essere di dimensione minore, essiccati 2 volte e calibrati, e hanno la dicitura barra C nel catalogo, per cui vanno utilizzati pannelli stabilizzati. Questa azienda addirittura intonaca in parte nel stabilimento e poi va a fare la finitura in fase d'opera. E questo è un altro esempio di un'altra azienda che lavora sempre con la prefabbricazione, nella quale qui si vedono le lastre anche di fermace già applicate, e si vede qui lo spessore del pannello all'interno e la facilità di passaggio in pianta. Chiudo molto velocemente scorrendo un po' di foto, perché non solo l'involucro è importante, ma anche il rivestimento, per cui vi lascio la voglia di approfondire queste tematiche nelle altre presentazioni che sono presenti nel portale Edicom, che riguardano appunto il comfort indoor e il fonoassorbimento, ma i pannelli in lana di legno possono essere utilizzati e vanno utilizzati soprattutto, in questo caso sono tutte strutture di legno, ma anche nell'edilizia tradizionale, per correggere l'acustica degli ambienti interni. Questa è una scuola a Montelupo, questo è un ristorante a Milano che è intervenuto post, perché ovviamente c'erano proprio delle grosse problematiche di riverbero. Ovviamente qui il pannello è verniciato bianco su un fondo grigio, quindi sarebbe l'ideale utilizzare il pannello più chiaro per verniciare il bianco, però sono poi approfondimenti che vanno fatti di volta in volta. Questo è un altro locale, qui a Treviso, dove hanno verniciato i pannelli del colore che volevano loro, quindi non è un colore al nostro catalogo. Una palestra di una sala parrocchiale. Ovviamente più vado a lavorare con la presenza di pannelli in questi ambienti, qui sono intervenuti anche a parete, più il comfort per gli utenti e soprattutto per chi ci lavora è garantito. Ho preferito inserire tutte le realizzazioni qui della zona. Qui siamo a San Vendemiano, in una scuola media. Questa non è proprio della zona, però per mostrarvi che anche negli ambienti più rischiosi, a livello di umidità, di pressione umidità come le piscine, un pannello mineralizzato col cemento e non con altri leganti che sono simili alla calce, come la magnesite, che sono più sensibili all'umidità, può rimanere senza subire alterazioni. Vi invito a visitare il nostro sito, che sarà presto online. Vi ringrazio e buon proseguimento.